Si salutano quindi qui messi male con Via Longoni. Arriva un 5 tra le due formazioni, ma è tutto pronto per l'inizio di questo match. Alla fine arriva però il fischio d'inizio, inizia Via Longoni da sinistra verso destra. Primo giro palla dell'incontro. La scambercetto su Cursi che prova ad aprire il destro, chiude Vettori che poi vince il contrasto regolare con Cugini. Quindi Cugini prova il dribbling su Di Loreto che lo copre, arriva il destro di Cugini, subito lo squillo brucia nel tempismo qui l'intervento tentato da Zavettieri, arriva il gol del vantaggio per Via Longoni, 1-0 dopo 3 esatti di gioco. Che è ripartito molto forte, già 3 conclusioni verso la porta, difesa da Orlandi. Di Loreto, palla è buona ancora per Vettori. Tocca centro, Di Loreto scappa sul lato di sinistra, pensa poi alla conclusione, arriva invece il super assist qui per Parabolani che riesce a infilarsi nello spazio giusto e colpire così a rete. Arriva il gol del pareggio per i messi male, 1-1, segno Parabolani. Per tirare di Moltoni che trova ancora il pallone, arriva anche la conclusione, Zavettieri applaudita. Palla ancora con Cugini dalla distanza, salta il suo destro, parte potente sì, ma largo di poco alla sinistra di Zavettieri. Quindi un'altra occasione per Vettori che sfida proprio Cugini, allunga il passo Vettori, Orlandi ci mette le mani. È stato poi uno contro uno con Orlandi, ancora Vettori, altro guizzo del 10. Scarico d'esterno, Parabolani in porta, la tocca Orlandi ma non nega il gol del 2-1 messi male, doppietta di Parabolani, ancora pronto a centellare di rigore, Rapace, qui il numero 3, fa 2-1. Ripartono ragazzi di Via Longoni. Proietti, forte al centro, Vettori ancora a stoppare di partire. Può uscire Orlandi, ancora Vettori. Sfida dai due, recupera qui la difesa di Via Longoni, ancora Vettori da fermo. Orlandi rimane lì, manda a sedere, ancora Vettori, trova il gol del 3-1, tanto cercato. Questi ultimi due match si iscrive all'albo dei marcatori qui anche Lorenzo Vettori, 3-1 messi male. Cugini vuole liberarsi per la conclusione, colpito Parabolani sul petto, si continua a giocare Di Loreto. Dopo un buon avvio qui Via Longoni era costretta, ormai da più di 10 minuti, a chiudersi, provare a ripartire, ma ancora la meglio qui in questo caso Vettori, Parabolani. Cercare la tripletta altruista, va ancora da Vettori che trova quindi l'altra doppietta del match, 4-1, ne fa 2 con 2 minuti e 10. Ripartono quindi i giocatori di Via Longoni con Moltoni sulla sinistra, prova a prendere un po' di campo, finta il tiro, va da Tanninger che è tutto solo con il mancino, non trova il gol del 4-2 però qui il numero 5. Frattale, ci pensa lui, parte il destro, Orlandi respinge, vale ancora lì, sempre Vettori, doppio slalom, scavetto, la tocca Orlandi, super gol però di Vettori, tripletta per lui, 5-1, messi male. Pallone effettivamente stoppato qui da Cursi, girato su Cugini. Dribbling all'interno del 10, scarico su Cursi, verticale, metà strada, ci arriva Cugini che riesce anche in caduta. Mandare ancora alle spalle di Zavettieri, doppietta anche per il 10 di Via Longoni, 5-2 che arriva ancora con il destro di Cugini. Di rimessa per i messi male con Pallante che si guarda intorno perché è un calma, giustamente appoggia lì da Vettori. Ancora Parabolani, prova la girata, colpisce male ma la respinta lo favorisce ancora Orlandi, lo ipnotizza però. Cursi cerca, trova solo Zavettieri che ora ha un'autostrada per lanciare Vettori, è tu per tu con Orlandi, ancora Vettori, sfida tu per tu, respinge Orlandi, poi altro golasso di Vettori con il tacco, nulla da fare per il numero 1 di Via Longoni, 6-2, pocherissimo per Lorenzo Vettori. Punizione per i messi male, ancora Vettori, altro sprint. Allunga il passo, il 10, palo pieno qui sulla botta di punta, incrementare il proprio bottino qui della giornata. Vettori forte al centro, saltano le marcature qui per Via Longoni, arriva il gol anche di Loreto. Scambiano un cenno di intese 2, arriva l'assist anche di Vettori per Di Loreto, 7-2 per i messi male. Viene fuori di Zavettieri, Vettori, in incontro con la grande. Pallante con calma
sceglie ora quella grande, in verticale, il numero 2. Spalla alla porta, cerca l'imbucata per Di Loreto che si era mosso sulla sua verticale. Cugini da Tanninger, Bono lo sta a seguire, esce Zavettieri, però saltata alla fine riesce a chiudere l'intervento lì Pallante, è utile a negare il gol del 7-3. Moltoni. Quindi Tanninger ancora, da Moltoni. La verticale a cercare Cugini, Bono lo stop diventa un assist per Cursi che pensa al collo pieno, bellissimo. Il gol di Cursi, 7-3. Segnò anche il numero 9 di Vialongoni, bello il collo. Coordinazione perfetta per lui, in buca d'angolo ancora. Nulla da fare per Zavettieri. Cugini si guarda intorno, sceglie ancora Proietti. Si prova ancora la conclusione, scarico d'esterno per Cursi, esce Zavettiere, Cursi la supera, trova la doppietta, quindi il numero 9 di Vialongoni, 7-4, si riapre parzialmente il match. Ora i messimali stanno facendo vedere un po' di meno la metà campo avversaria, stanno provando a impostare un po' il gioco, ad abbassare i ritmi avversari che però effettivamente stanno reggendo e leggendo anche bene le manovre dei giocatori in maglia nera. Intanto destro, bellissimo di Cugini, la tocca a Zavettieri, poi palo molto potente di collo pieno da parte di Cugini che vuole la doppietta personale. Intanto arriva il destro ancora a Zavettieri, non c'è l'allungo di Cursi, calcio d'angolo di Longone, sempre Cursi allunga il passo, qui rientra non tempestivamente la difesa dei messi male, ne approfitta qui Proietti, 7-5. Il gol anche il numero 3 di Via Longoni, tante maglie davanti, è riuscito a metterci le mani il numero 1, comunque altra offensiva dei messi male, sempre di Loreto da fermo, ci penso un po'. Buono il tocco per Pallante che favorisce ancora Vettori, Mancino all'angolino, super gol ancora, anche ottimo il tocco qui di Pallante e questa volta anche con il sinistro, segna Vettori, cinquina per il 10, 8-5, torna sul più 3, qui la formazione dei messi male, occasione per i Vialongoni in contropiede, che non hanno fatto in tempo Oriente a esultare per il meno 2 nel punteggio, arriva subito il gol di Vettori che ora vuole allungare ancora il passo, palla che è scappata fuori, alla fine arriva l'assist al centro, non ha fermato il gioco, qui il direttore di gara, arriva il 9-5, altro assist per Vettori, anche Frattale, a segno, proprio il numero 9, si dà il nono gol per i messi male, legge bene Cursi. Ancora Vettori, classico slalom, poi si ferma, appoggia Di Loreto, la verticale, Vettori, vuole tornare ancora Di Loreto che stavolta legge con facilità Cugini che può ripartire, palla al piede, si va intorno del 10, servito Cursi, ancora forte al centro, arriva il tap-in di Tanninger, 9-6, match inferito a livello di reti, 15° dell'incontro. Quasi incredulo lì Frattale, intanto arriva l'alto destro, la tocca ancora Zavettieri, altro legno per Cugini, lì sul primo palo. Questa volta in controtempo Vettori, ne approfitta Cugini, arriva finalmente il gol del 10, 9-7. Può ripartire dalla linea laterale, viene incontro Vettori, servito il 10. Raddoppiato, prova a passare in qualche modo, ma non c'è nessuno lì se non Proietti, quindi Cugini diretto in porta con il destro, largo di pochissimo. Il gol della serata qui Cugini, mette dalla sua porta, per poco non si insacca il pallone alla sinistra di Zavettieri, colta di sorpresa, intanto Di Loreto, altra occasione messi male, apertura su Vettori, esce lì Orlandi, la tocca anche, arriva però il decimo gol dei messi male, ancora Vettore per Di Loreto, doppietta anche per lui, 10-7, ormai un giro di orologio allo scadere, arriva il triplice fischio, vincono i messi male, una partita bella, molto intensa, 10-7 il finale, il triplice fischio, quindi si va a riposo, così terminano il girone per le due formazioni, vincono i messi male.